Altarini, ovviamente, tutti voi avete a un certo punto, perché l'ha dovuto fare davanti a tutti come giocata, quit 108 con Johansen, era ovviamente un volta gabbana. Ma un volta gabbana in che senso? In città, nel paese di Oxader, c'erano cristiani, c'erano diversi cristiani. All'inizio dell'attacco c'erano, la metà della popolazione era ancora di veri credenti e il sacerdote era un cristiano in realtà. Si fingeva sacerdote della chiesa teutonica perché così gli era molto più semplice il suo lavoro. Lo stesso sergente maggiore della Wehrmacht stanziato in città era un cristiano ed era il contatto di Johansen in zona. Praticamente Johansen a Oslo ha questo lavoro. Lui, essendo nella Gestapo, sa in anticipo quando si organizzano retate o interrogatori spostandosi negli altri borghi della Norvegia. Quindi lui è solito avvisare i vari borghi dell'arrivo delle ispezioni e quindi di ripulire da tutte le tracce o di stare calmi in modo da non farsi scoprire. Lui non ha fatto altro per la giocata di tentare di tenere a posto i cristiani e tenerli fuori. Ovviamente, come è giusto che sia, ma alla fine è scappato. Sì, ma era un delirio ormai. Era totalmente la follia. Cioè, lui era la sua missione. Era io ho dato un piano B ai cristiani. Ma salvarsi la pelle è la cosa comunque più importante di questo personaggio. Sì. Altro altarino, la croce uncinata, strana, con altre croci uncinate all'interno della svastica, trovata da Fraus, era di Johansen. Ed era un simbolo cristiano celato. Dentro il simbolo nazista. Perché? Perché nelle prime società cristiane la svastica veniva usata, la svastica con dentro svastiche, la croce uncinata con dentro le altre croci uncinate veniva usata, solo che era orizzontale invece che a 45 gradi, la classica dei nazisti. I nazisti usano la croce uncinata a 45 gradi, quella cristiana era orizzontale, a 90. Che è anche un simbolo buddista, ragazzi, qua comunque io sono andato a vedere e c'era anche una versione paleocristiana, ma perché veniva usata. Quindi era il simbolo usato per conoscersi, per scoprirsi tra le varie comunità di cristiani. Altri altarini. Allora, Kramer era Kramer, il personaggio di Kramer non aveva segreti, lui è ispettore fatto e finito della Gestapo, sopravvissuto alla prima guerra mondiale, dopo lo schianto del suo aereo dove ha perso una gamba, ma era un nazista fatto e finito. Mm-hmm. Passiamo a Naux. Allora, i treni sono già stati scoperti i miei, quindi. Vabbè, ripetiamoli brevemente. Fraus, in mezzo a una strada sono stati scoperti. Parte delle SS, nel Terzo Reich, e era stato aggiunto, vista la sua fedeltà al regime, era stato aggiunto a questa setta in terra alle SS, che appunto facevano questo rito usato molto male da Naus, usavano questo rito di versare all'interno due sangue. Se si mischiavano vuol dire che avevano lo stesso sangue. Di solito al tempo veniva fatto con un ebreo, si prendeva un ebreo riconosciuto da uno dei campi di sterminio e si faceva questo rituale. Se il sangue si mischiava vuol dire che il sangue della persona non era puro. Se invece rimaneva diviso, era ariano. Dopo il crollo del Terzo Reich e la nascita del Quarto Reich, il capo delle SS ha sciolto tutte le SS del tempo e le ha riformate solo i fedelissimi. Questo ha stravolto Fraus, che era fatto e finito per essere un SS, che ovviamente l'ha gettato nella depressione più cronica e ovviamente è diventato obeso. Ovviamente ha continuato comunque la sua ritualistica, perché la maggior parte delle SS che facevano parte di quel circolo erano state anche loro buttate fuori dalle SS, quindi con ex SS, tra cui il capo della Wehrmacht a Oslo, fa parte di questo circolo, ha continuato le sue operazioni. Di questo circolo faceva parte anche Schwarz, che era un soldato della Wehrmacht al tempo, che è veramente rimasto sconvolto dalle cose che è successo, tra cui l'esplosione di una granata che gli è quasi esplosa in faccia e che l'ha costretto, che l'ha portato sull'orlo della pazzia. Portando sull'orlo della pazzia, però, l'ha avvicinato in quel secondo momento al mondo delle presenze, quindi lui percepiva le presenze.
Questo ovviamente l'ha portato sempre più nel baratro della follia, perché sentire le voci a casa mia non aiuta nessuno a restare sano in mente. E quindi ovviamente man mano è disceso dalla follia. Questi erano i personaggi fior di nazisti, ragazzi. Totalmente casuali. Totalmente casuali, ragazzi. Quindi è stata una bella scelta, è stata una bella sfida comunque con i personaggi casuali. Anche perché ha creato due fazioni di netto contrasto. E la cosa non mi è dispiaciuta. La storia, spero che vi sia piaciuta. Adesso un paio di commenti se avete trovato altro. La, cosa, la storia spero vi sia piaciuta. Non so, ragazzi, chiedo al resto delle persone con cui gioco, che quindi alla fine mi devono dire no, guarda, ok, però oppure se gli è piaciuta. Ditemi voi. La risposta: il potere di Frost era di controllare e dominare le menti. Se non... sì, potevo... dominare le menti. Il tizio mi ha attaccato perché ero bello. Sì, no. Bello tizio, in modo assurdo. Il tizio con l'ascia era, faceva parte di, una, di un gruppo formatosi nell'ultima settimana durante gli attacchi di persone che in preda a parenti morti o rapiti dai troll o alla paura aveva deciso di tirare fuori gli antichi dei, quindi veneravano gli antichi dei, gli dei norvegesi. E sapevano che comunque in città c'erano dei cristiani, quindi poco a poco durante le notti non tutte le persone che scomparivano erano uccise dai troll, alcune venivano uccise da questa setta. Banalmente hanno attaccato Johansen perché l'hanno visto parlare più volte con il reverendo, e allora preda della follia, trovandolo da solo per strada, hanno deciso per sicurezza ammazziamolo. Chiedono la gente della Gestapo in nero. Volevo dire meno indagini su questo culto degli antichi dei tornato. Poi mi chiedono perché ho mentito sulla storia della foto. Io non ho mentito, ho lasciato passare del tempo perché non potevo dire subito di aver sviluppato la foto, perché sennò quando cazzo sono andato a svilupparla? Semplice. Ah, oh, il Barro che ha beccato la citazione che ho fatto quando ho ucciso Tia. L'ha beccata? Eh sì. Kramer paga sempre i suoi debiti. Sì. Un Kramer. Tranquillo. Quella di Lannister. Sì. Sì. A Lannister always pays its steps. Che madre, allora. Ricomincia. Ragazzi, allora, spero che vi sia piaciuta. Sì, mazza, a me è piaciuta. Te sei uno struzzo, però mi è piaciuto. Allora, ragazzi, sono diventato uber stronzo perché era la finale e ho voluto dare una visione più da Sinerepie. Quindi, quello che ho fatto fare a, sebbene un po' esasperato, a Schwarz, è come ci si dovrebbe sentire in Sinerepie. Cioè, con la doccia, essere sempre a un passo dal morire. Quello è lo spirito di Sinerepie, ragazzi. Sì, perché è allora, facile. Pensieri sulla campagna, ragazzi. Pensieri. A me è piaciuto un cifro, ma mi ha fottuto il cervello. Io voglio sapere di più su Morten. A me è piaciuto un cifro, ma il cervello l'ha già fottuto da tempo, quindi. Qui non c'è la speranza. Non c'è la speranza. Davvero, Morten era più o meno quello che diceva di essere alla fine. Lui era, come avevo detto, era un mezzo Sami o Lappone. Era l'ultimo discendente di una famiglia che nei secoli passati combatteva i troll. Non è che li combattesse fisicamente, ma semplicemente faceva in modo di tenere buoni i troll. Banalmente li combattevano portando capre sui punti di montagna più ripidi, sperando che cadessero giù, oppure cercando di far franare punti della montagna in modo da tenere imprigionato il troll finché non arrivava la luce del sole. Praticamente erano dei cacciatori di troll, ovviamente che, essendo i troll queste creature enormi, molto forti, attaccarle frontalmente era un po' una follia. Quindi era un gruppo di cacciatori che faceva trappole proprio. Quindi tagliole, alberi appuntiti dentro le fosse, proprio così. Lui era l'ultimo discendente di questa famiglia. Sebbene lui
ormai fosse non volesse più continuare. Lui, Morten, non ha mai continuato la tradizione di famiglia. Non ha mai continuato la tradizione di famiglia perché era esasperato, non ne poteva più di questa vita. Cioè, aveva tutti i parenti che non sono stati divorati da troll. A un certo punto dici, no, basta, io mi levo da questo lavoro, sarà un aiuto alla comunità, qui nessuno ti prende sul serio. Tutti poi ti prendono per pazzo, no. E comunque, è uscita... Oh, comunque vorrei far notare una cosa. Kramer è l'unico che ha tirato distanza dalla morte. È vero. Tra l'altro, Janssen, la tua macchina fotografica era l'arma più pericolosa per i troll. Dava molto fastidio, li accecava. Ecco perché ho corso tutto il tempo con i troll dietro, perché l'ho fotografato. Non voleva foto paparazzate, si vergognano. Esatto. Ho andato subito, tu hai iniziato a correre quella volta, ma in realtà il troll non ti ha cagato di striscio, perché appena gli hai fatto la foto, lui è rimasto stordito. Esatto, ovviamente il lanciafiamme sarebbe stato molto efficace contro i troll, ma avete quasi ucciso un troll, o meglio, l'ha ucciso l'autoblindo. L'autoblindo stava per uccidere uno dei troll. Poi, diciamo, va. L'ultimo screen della campagna di Sinere, qui via. Ma che cosa? Posizione. Saluto nazista di nuovo, no? L'autoblindo lindo. Scegliete, ragazzi. L'autoblindo lindo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Aia. Va bene. CDR, lo diciamo o non lo diciamo? No, arriverà un bellissimo trailer prossima settimana.2 trailer. Video trailer. Perché sono esoso. Va bene. Lo stesso girato al contrario. Che vuol dire esattamente il contrario, perché nessuno saprà che gioco giocheremo. Allora, tra l'altro, ragazzi, vi ricordo ancora una volta la campagna di crowdfunding. Spero che possiate darci una mano con le ricompense, ricompense del base, quelle del fumetto o meno. Comunque, spero veramente che Amy Rock ci ama tutti, va bene? Okay. Spero veramente che molti di voi ci aiutino in questa esperienza, perché partendo con questo, ovviamente avremo, magari se riesce ad andare bene, magari avremo fondi anche per appunto fare... Hai messo un'immagine, Rob? Sì. Yeah, bros, io sono uno dei sostenitori True Evil, merdacce. Spammate, ragazzi, spammate se potete il crowdfunding ovunque. Poi Basto Lord 5, D&D è il più bel gioco detto da Master. Non sono d'accordo, dipende, è un bel gioco, ma ce ne sono di veramente belli. Sinerequi è uno di questi, Richiamo di Cthulhu è uno di quelli, è un altro molto bello. Anche Rogue Trade è veramente bello come gioco, quindi no, nel senso, D&D è il classico, è proprio il classico, è la musica classica, cioè, da cui poi sono riusciti a prendere piede tutto il resto, ma D&D è la musica classica, non per questo è la più bella, però è una delle più sì, a me in realtà, perché a me piace più l'ambientazione, ragazzi, io alla fine mi focalizzo molto sull'ambientazione. Se l'ambientazione mi piace, complimenti. D&D invece è una tavolozza bianca su cui fanno le varie cose, bello, sì. Però ok, c'è la fantasia del master, ma usando giochi di ruolo con un'ambientazione già grossa alle spalle, un master può fare ancora meglio, perché ha già la struttura, gliela ha già fatto qualcuno, lui non deve fare altro che caricare tutta quella struttura, quindi pompa su pompa. Che brutta immagine. Va bene, ma possiamo dirvi una cosa, non il prossimo, ma magari quello dopo ancora, sarà Vampire.
quello è sicuro, ragazzi. Yep. Sicuramente andremo a giocare a Vampire. Yeah. E saremo tutti Malcavi. Edo, com'è il tuo Malcavian? Stai zitto, Maltone, stai zitto che ci scoprono. Continua a tenere sulla casa e non fare rumore. Oddio mio. Sì, sì, sì. Master, scriverai le cronache di Devil Company come doveva funzionare questa campagna? Eh? Ulisse, che cazzo di domanda è? Perché non sei capito. Poi, Talorn, Master, tuo fratello alle spalle, attento. Parete richiamo di Cthulhu? Wow. Il tuo mi piacerebbe, però conti un po' un casino, tanto che è investigativo. Io devo prepararmi qualche mese prima, richiamo di Cthulhu, nel senso che psicologicamente devo preparare la mia testa a non esplodere, perché io negli investigativi faccio cacare. Alzo la mano anch'io, però mi piace giocarli perché è un modo per migliorarmi come player. Ragazzi, in generale, settimana prossima ovviamente giochiamo. Sì. Cazzo, sì che giochiamo. Ogni martedì, ragazzi. Ogni martedì di ogni singolo giorno. Ragazzi, tutto nuovo. Ragazzi, se avete domande anche sui personaggi, su di loro. Beh, direi che c'erano un sacco di domande sul mio perché nessuno aveva capito che cazzo ero fino alla fine. Come ho fatto? Nel prossimo gioco Naux sarà il mozzo. No, ragazzi, sono la scopa. Sì. Nel senso che se la scoprano, capirete. Niente spoiler. Spoiler. Ragazzi, vi posso dire soltanto che è no sense a dei livelli. Che io veramente. Io proporrei di nuovo il video, giusto così per fargli capire un po'. No, basta. L'abbiamo fatto una volta e. Ah, giusto. La settimana prossima. Esatto. E Mr. C mi dice: Master, scenda al di sotto del po', la necessitiamo qui. E ad avere questi, nel senso, è costoso comunque spostarsi. Volentieri scenderei giù magari con Devil Company, con il fumetto a Roma, o forse saremo nel Salento, ragazzi. Saremo nel Salento prossimamente. No, perché ci sarà Salento Full Comics, organizzata, che è una piccola fiera organizzata dal nostro editore. Ah, ok. Ci vorrebbe portare. Johansen, c'era un motivo preciso per la tua positività? Sì, il mio tarocco dominante. Sono estremamente ottimista. E il fatto che non volevo essere preso per un coglione. Volevo essere preso per uno stupido. Risultato centrato. Esatto, perché? Perché Johansen faceva un lavoro talmente tanto rischioso che la gente non doveva mai pensare che lui potesse fare una roba del genere. No, è un coglione. È un imbecille, lui non vuole neanche salire di grado. Non ci ha mai provato perché è troppi casini a essere più in su. Capito? Quindi volevo essere semplicemente un imbecille, cioè faceva l'imbecille. Io ogni tanto l'ho dato lo spicco di persona normale, quando per esempio me la sono presa con Fraus, che ho sclerato. No? Cioè quello era proprio il PG che aveva sclerato ed era strano per Johansen, ma nessuno l'ha colto. Oppure io ero un fumatore. Io ho detto che ero un fumatore. Ma avete visto fumare una sigaretta? Magari una, due. No. Ah, stavi dicendo? Niente, non farò il personaggio intelligente. Su quello non c'era dubbio. Tutti qua sono contenti di ciò. Yes. Allora, Rob è cambiato. Ah, il segno che ho fatto a Morten era per l'appunto la svastica cristiana. Cristiana. Morten comunque è uno studioso di simbolismo, quindi va riconosciuto. Buono. Ninja Pizza delivery con i pirati. Chi ha visto The Gamers 2 sa di cosa stiamo ossia. Norcool, 10 punti, boh, a te. I punti boh, famosi punti boh. Ragazzi, Rob è cambiato. Sì. È stata una brutta persona. Lo hai rotto, Luca, l'hai rotto. Disse, Kramer, come avresti reagito se Fraus ti avesse invitato nella setta? Per quanto impossibile, lui è il genio tattico.
il fatto è che il mio personaggio non crede proprio a queste cose, quindi per lui è proprio fuori da... Uguale al mio, anche il mio aveva un colto bassissimo proprio. In più il mio personaggio odia la Wehrmacht, quindi cioè, sarebbe stato impensabile unirsi alla Wehrmacht. Dai, Gestapo. Kramer è l'unico che non ha visto il troll. Sì, io infatti non ci credo ancora che è un troll. Il mio personaggio non ha mai creduto che era un troll. Per lui è qualcosa di grosso, enorme, boh, non lo sa, però non è sicuro, un troll. Perché la copertura del fumatore non ho capito? Beh, perché dovevo avere un difetto, perché il sistema random ti genera un difetto. E io avevo il difetto segreto mortale. Quindi l'abbiamo coperto con fumatore. Io sapevo che era Edo quello col segreto mortale, perché quando con Luca abbiamo fatto le schede era venuto fuori segreto mortale. Lui mi disse no, un altro no. Ah, cazzo, è vero. E quando ho visto Edo parlare col prete da solo, ho capito che era Edo quello che c'ha un segreto strano. Alla fine io so semplicemente, per quanto riguarda la parte del cristiano, ho semplicemente rubato il camion, dato le chiavi al prete. Scusate, ma che cazzo sta succedendo a Robin? Ti lascialo stare. Se non gli dà intenzione, lui non se ne... lui si smetterà prima o poi. Cioè, adesso mi giro e sarà un albero. Comunque sì, io ho semplicemente rubato il camion, dato le chiavi al prete e detto: ok, se le cose vanno a puttane, carica tutti sul camion e via dai coglioni. La strada era chiusa. Esatto. Oh, 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 oh. Perché io sono un master buono e caritatevole. A Pordenone, ragazzi, non possiamo venire perché Pordenone non esiste. È stato anche troppo buono in alcune occasioni. Pordenone esiste? O come Molise? Sì che esiste. Non è come Molise? Allora, Rex, il Molise sta a Mordor, Pordenone è dopo la terza stella a destra. Ah, vedi? È più vicino. È ovvio. Che sono queste domande? Rexen è il Morten di Pordenone. La geografia secondo Rexen. Io c'ho 5 in geografia. Quit era molto importante per i cristiani, chiedono Master. Beh, sì, dava una mano. Mi salvava il culo, cazzo. Era loro il formatore. In realtà ero l'unico buono. Ma in realtà nessuno sapeva, a parte il sacerdote, esatto, e il soldato Wehrmacht che era morto, nessuno sapeva. Sì, infatti Rexen è estremamente sgamato. Sgama tutto, e subito. Sì, possiamo far vedere con il silenzio di Halloween. Non puoi fare giochi. Ho rotto tutto il gruppo di Devil Company con in una missione. Non capisco come farà un capo. Allora noi ci uccidi. Noi ci uccidi. Cioè, Evil Company, questi l'hanno risolta in quante giocate l'hanno risolta Evil? No, in realtà mi hanno aiutato a farla questa. Ah. Cioè, ancora più facile. Cioè, mi hanno aiutato proprio a idearla in parte. Ad Andrea Guardino dobbiamo alcuni dei nomi norvegesi, tipo Morten, Trald. Li ho presi da una lista di nomi che mi aveva passato lui, quindi mi hanno aiutato in quel senso. Cosa detto? Ci spiega come mai Rexen ci spiega come mai questa ossessione su Pordenone. È venuta a cazzo, ma proprio a cazzo, cioè è uscito fuori Pordenone e da lì ce lo stiamo portando, me lo sto portando. Sì, da tipo, cos'era, la terza giocata, la seconda giocata di D&D che hai detto Pordenone? La seconda, sì, ma ti giuro è uscito a cazzo di cane Pordenone. Cioè tipo si parla di, cos'è, settembre, seconda settimana? Sì. Un'infinità di tempo fa, tra l'altro. Rispondere a Talon, cos'era la voce che sentiva Schwarz? È la presenza del re. Ragazzi, è sparito Rob. Sì, ah, ci sono. Vedi, è il massimo della mimetica. Muoviti. Quel castello è Rob. Yeah. Ninja, trovali. Oh, guarda, vedo un ninja. Master, farete mai ninja? Una campagna punti plagio? Magari, ci si può pensare. Loro che affrontano io il vostro copyright. Sono copyright. A ogni cazzata sono 20 punti ferita in meno e 20 punti ferita in più al mostro.
e insieme sarà in combo con il mostro what the fuck che cambia i titoli. Grazie a Ortolani. Vabbè, però ragazzi, questo è da seguire il blog di Leo Ortolani e... sì. Ragazzi, vi devo confessare una cosa. Cosa? Il grande Leo. Ho una tetta sola. Signori, io credo che sia tardi per almeno uno di noi. Sì. Rob, cos'è che hai in mano, scusa? Una tetta finta. Perché una tetta finta in mano? Che tra l'altro mi sembrava una caciotta. Va di retro, Satana! Non lo so, l'ho trovata in camera di mio fratello. Di tua madre? Mio fratello. Ah, ok. Ah. Che è la stessa tua camera, tra l'altro. Sì, ma ormai non lo è più. Ah. Ok. Comunque Rex ne vince sempre. Vero. Beh no, allora... Dice Games Italia quel no, primo l'ha perso. L'unico che ha vinto è stato Ego. Che è sfuggito. È ho preso 3 su 4. Mm. Poi Tess mi chiede, ma se morivano tutti come avresti reagito, Master? Bene. Dice. Cioè proprio... Yeah. Signori, no, ho notato che ci ho piegato un'ora a uccidere Naux, allora ho detto, vabbè, non perseguito gli altri. Parte... Due ore, no, non perseguito gli altri, no, figurati. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta, veramente. Sì, tanto. È l'ultima sessione di Cine Rap, dopodiché per un bel po' lo lasceremo perdere in favore di altri giochi. Edo, dovevamo ricordarci, ringraziamo se ci, non so per quale motivo ci stanno seguendo, o se per caso faranno questo video, ma comunque probabilmente faremo un video a parte, ringraziamo gli autori di Cine Rap. Cazzo sì. Grazie a tutti ragazzi. E loro editore Asterion che ci ha fornito i manuali è stato così gentile da darceli. Grazie mille perché ci avete permesso di ragazzi fare grandissimo giocare. Gioco italiano, prendetelo, compratelo, che noi abbiamo la percentuale, no scherzo. Comunque quindi non compratelo perché non abbiamo la percentuale. Io ringrazio come sempre i tre coglioni sopra di me, in realtà alla mia sinistra. Però ringrazio Rexen, ringrazio Tia, ringrazio Rob per un'altra fantastica campagna. Non vedo l'ora di incominciare la prossima, ragazzi. Voglio un bene dell'anima. Ringrazio ovviamente il master Luca Bellini perché si sbatte così tanto per crearci queste storie e per tirare avanti tutto. Mi ho fregato, ha raggiunto i 15 kg. Se arriviamo a 15.000 euro, gli facciamo un trapianto. Ricordo. Ah, è vero, mettila come traguardo, 15.000 euro, trapianto del trapianto. Un trapianto per il master, sarebbe utilissimo. Ragazzi, vi chiedo veramente, aiutateci. Servirebbe un trapianto. Se no, ragazzi, un fegato direttamente, o 15.000 euro o un fegato. Ho un cervello, o un cervello per Tia, una delle due. Ecco. Fate voi. By the way. Signori, noi siamo in Dice Games Italia, ricordatevi di iscrivervi su Facebook, di andare al crowdfunding di Evil Company per finanziare... Roll Again su al Cartoomix. Ci sono i gadget di Dice Games Ci sono i gadget di Dice Games Italia, ci sono i disegni di Andrea Guardino, cioè potete avere di tutto, veramente di tutto. Io ragazzi ho speso 100 euro perché cazzo, non è perché voglio aiutare loro, voglio la roba, porca la puttana. Voglio la roba, aspetta, White Hills, la prossima settimana facciamo una cosa segreta, dovete vedere il video sul canale di Dead Games Italia. Video, allora, trailer sul canale di Dead Games Italia. Il trailer vi diranno tutto, sì. Però dovete aspettare. Esatto. Noi siamo i Dead Games Italia. Buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi. Ah cazzo, ringraziamo il Barrog, Christian, Matteo DF, Amy Rock che ci fa tutti gli screenshot porci. Ci ama, non si sa per quale motivo ma ci ama. E i 1000 euro che ci manderà. Grazie, soprattutto tutti voi. Tutti ovviamente. Voi che ci guardate. Figo. Ma soprattutto tu. Tu sei speciale come Naux. E tutta la fanbase andò via. Offesissime, riprese di volte, i forconi sotto casa di Naus. Buonanotte a tutti. A tutti ragazzi, ciao. Duckface.